And there we are, my guys, my boys. Siamo di nuovo tornati una volta alla settimana minimo un podcast. A proposito, grazie mille a tutti quelli che mi hanno inviato i replay. E proprio grazie a voi quest'oggi torniamo a vedere Nathaniele, che mi dice essere un game molto molto particolare questo, e noi lo osserveremo. Grazie mille anche per questi tips che mi dici, questo, quell'altro, ma senza spoilerarmi niente, mi fai un attimino salire la libido ed eccomi qua, guarda, salto il pranzo, toh, bevete acqua e basta e ciucciamo. Oh ragazzi, mi manca, vabbè, qua è un po' sporco. Mi manca davvero tanto fare i podcast, quelli settimanali iniziavano a diventare un po' importanti, questi che li gestisco un po' sul lungo tempo, c'ho sempre voglia, no? Ogni tot, quando poi mi metto, li faccio tutti di botto. Non sono mai contento. Lasciamo stare. Attenzione, Nathaniele, subito sulle pecore. Dall'altra parte che abbiamo? Kuneda ci regala. A proposito di Kuneda, chi cazzo ha? Ah, Celti contro Cumani. Ok. Velocizziamo un attimino il processo. Mappa Arabia. Abbiamo un ottimo rinoceronte. Ricordatevi sempre che qui non stiamo a fare il coaching, ma siamo qui senza ombra di dubbio. Ah, minchia, che veloce. Qui non siamo a fare coaching, ma senza ombra di dubbio, l'ultima volta che abbiamo visto un game, se non vado errato, proprio di Nathaniele o di qualcun altro di voi, mi scuso se ho sbagliato il nome, doppia falegnameria, no, è una casa, qualcuno c'è morto, era un elefante, ma qualcuno c'è morto, appunto perché prendere sotto gamba o comunque continuare a fare le stesse identiche cose, poi quando la mappa cambia c'è semplicemente anche solo la differenza tra un cinghiale, un rinoceronte, e l'elefante, c'è differenza. Attenzione, non vedo assolutissimamente nessuno che non fa una bega, anzi dall'altra parte. Nathaniele, questo qui però mi ciuccia gli struzzi, vediamo cosa fa. Really? Ragazzi, attenzione. Una strategia, quella di portarsi in casa la selvaggina, che io personalmente... si porta a casa anche il rinoceronte, se li porta a casa tutti e due. Riuscirà il nostro Kuneda a fare questo e tanto altro? I tempismi possono essere giusti? Non lo so, porta dentro il centro città. Dall'altra parte ancora, attenzione, va immediatamente a colpire. Riesce a far tutto. Oh, menchia. Menchia, è riuscito a portarsi a casa il rinoceronte e la zebra. Ok. Qui potremmo assistere a qualcuno che sa come gestire gli imprevisti. Attenzione, questo dà uno smacco, dà una prima impression. Non so chi sia Kuneda. Non fa parte di voi, della community di Age. Ma proprio di community di Age, dopo un piccolo aneddoto divertente. Ma vedo che appunto dall'altra parte Kuneda è riuscito a gestire in c'è che cammello che selvatico, è riuscito a gestire in maniera veloce un po' il tutto, e questo ovviamente mi fa sol pensare il meglio per questa persona. Non riesco a capire però perché è giù di quasi 100 di punteggio. In realtà è praticamente quasi alla pari, 21-20, sì, entrambi passano all'età feudale. Nessuno ha perso niente, ci deve essere qualche bonus, qualche aggiornamento, qualcosa che mi sono perso, perché c'è una differenza di punteggio tra Nathaniele e Kuneda di circa 100 punti.
Cosa stavo dicendo? Attenzione, alloggiamenti immediatamente dall'altra parte. Si va a scoutare entrambi. Più o meno. Scoutano. No, no, scoutano. Entrambi. Molto bene. Attenzione, grande ferocia. Scusate, piccolo ruttino da parte di un piccolo caster. Ok, non vogliono tirare giù questi baobab, che in realtà si chiamano alberi drago. Non vogliono farlo. Va bene. Feudal Age, non ti preoccupare, Nathaniele, perché adesso ci arriva anche il tuo avversario e torniamo ad equilibrare di nuovo il punteggio. Quei 100 sono davvero pochissimi. Attenzione. E area di tiro con l'arco, area di tiro con l'arco. Wow, avrai bisogno di un'economia basata su tanto cibo e tanto oro per poter gestire velocemente entrambi. Wow. Grande potenza, grande organizzazione. Si parte di milizia. Vuole andare a fare anche immediatamente lo sviluppo della fanteria? No. E quindi cosa facciamo? Arciere, doppio arciere. Attenzione, partono immediatamente. Trovano il pertugio in mezzo ai draghi. Non ti voltare. Non aver paura di questi. Eccola qua. Sapevo io che l'avrebbe fatta, ragazzi. Sopra qui. E qui, non ti voltare, non aver paura, non aver disprezzo. Girati, bravissimo. Porta immediatamente a casa. Bravo, portali sotto la torre, centro città. Un paio di smazzucchiate e... fanteria scelta. Ora potrebbero fare un po' più male. Non solo psicologicamente, ma anche fisicamente. Si torna indietro con la coda tra le gambe e non capisco il perché, cioè, o per meglio dire, sì, lo capisco, un fan Menatman, un Menat... una piccola Infantry Rush così è davvero complicato, perché o lo fai subito e velocemente, o se no in questa epoca così poi... Se l'altro tuo avversario punta agli arcieri, tu sei bello che è di nuovo nella tua base. Men at War. Non so perché mi veniva Men at Man. Non chiedetemi il perché. Ogni tanto funziono in maniera stramba. Lo sapete benissimo più di tutti. Attenzione, immediatamente gioco per cavallo. Dall'altra parte, sei arcieri che mi chiedo e mi domando... se prenderanno e si allargheranno, ma soprattutto se si vorrà scoutare, può essere. Fabbro, ci si inizia a chiudere dall'altra parte, a parte questo pertugio un pochetto più grande, ma comprendo perché non sia stato immediatamente chiuso, no? O gestito. Lo comprendo perfettamente. Abitanti del villaggio 32 contro 32 e questa volta Cuneda passa di nuovo in vantaggio, ma dal punto di vista militare, da altri punteggi non vedo questa grande differenza. Esercito praticamente identico, 9 su 9, vabbè dai, 11 su 9, 32 abitanti del villaggio contro 34, si va a sviluppare immediatamente l'impennaggio, il più uno per gli arcieri, eccolo qui, si inizia, e quando si inizia? Dai, micrare, hop, voilà, bella lì, bella, ancora, bello. Bello. Vedete? Fanteria utilizzata all'inizio, non con il tempismo giusto. Attacchi, torni indietro, lui ti attacchi, sai che arriverà. Con quello glieli mandi in faccia, micro, morti. Ragazzi, come li faccio io i riassunti? Nessuno li fa i riassunti. Scusate. Ok.
Si va di nuovo a rompere le balle alla direzione degli abitanti del villaggio. Su i boscaioli, sulla boscaglia, sulle fresche frasche. Torre in mezzo. Ottima, bella scelta. C'è da chiedersi come vorranno evolvere il gioco. Non potranno di certo continuare. Tiene dentro in base per evitare possibili flank e attacchi improvvisi. Bella pensata, bravo. Non molla però questo punto, questo settore. Bene, 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 bene. Peccato che vedremo, porca puttana, arcieri contro arcieri. Lui si è accorto che ci sono arcieri contro arcieri. Vede la torre e dice: no, non è questo il luogo, non è questo il posto, andiamo via. Ottimo, si sta comportando molto bene. Kunida ha davvero una risposta, risponde in maniera efficace al tutto. E praticamente il punteggio, ragazzi, è lì lì. Questo mi permette appunto di parlare di un'altra cosa molto interessante, e cioè del valore che Age of Empires sta assumendo su YouTube, su Twitch, e quello che voi state facendo per rendere grande questa community. Mi spiego bene, ok? Faccio parte, inizio a far parte di alcune game house, ma questo lo sapete già. Alla mia domanda del perché qualcuno non voglia, no, sovvenzionare qualche torneo, o comunque portare o sovvenzionare un bellissimo caster, ragazzi, porto anche acqua sul mio mulino, per appunto Age of Empires Italia, mi si dice non ci sono abbastanza numeri. Eppure io vedo che i numeri che fa Age of Empires Italia con i suoi tornei, le attività, credetemi, non sono non sono vane, ok? Non sono passate inosservate. E anche i vostri like sui video su YouTube, dato che essenzialmente su YouTube i caster di Age ci sono solamente io, e lo farò, spero vivamente di potermi professionalizzare. Questo è il mio percorso. Non voglio diventare un coach, ma voglio professionalizzarmi nel regalare momenti importanti. Questa donna non ha preso 5 frecciate? Come mai è ancora piena di vita? Mi piace che gli sta ronzando intorno come una vespa. E dicevo, più di qualcuno ci ha fatto i complimenti per cosa facciamo, per come si muove Age of Empires Italia, i suoi tornei, per come voi comunque, anche se ovviamente non siamo una community altamente grande, quindi 1000 non li facciamo, ecco, per essere chiari, e ci hanno fatto i complimenti. E io volevo che, dato che questi video voi li vedete e me li mandate anche, fare non i complimenti a me, io non c'entro un casba chiara, io ci metto la faccia, ci metto lo spritz sul baretto, ci metto un po' della mia follia, ovviamente, ma questi gameplay, il modo di fare, il fatto che ci siano tanti tornei, che spero ovviamente di poter portare qua su YouTube, che si fanno in giro per l'Italia, è merito vostro. Non è assolutissimamente merito mio, è davvero, dovevo prendermi dei minuti e forse prenderò dei minuti per appunto ringraziarvi tra qualche tempo, quando anche riuscirò ad ottenere un paio, cioè qualcosa, non solo a voce, ma magari, che ne so, ringraziare la community e poi fare un torneo, no? Finanziato e sponsorizzato da qualcuno. Questo è il mio progetto, giusto perché voi lo sappiate, perché meritate di saperlo, ok? Ah, e ancora una volta vi ringrazio. Ma questo numero è esorbitantemente grosso.
Attenzione, scusatemi, mi sono un attimino perso. Secondo punta metallo, quindi tirano un più due. Certamente, Luca. Loro cosa fanno? Tirano un più uno. Non capisco quindi perché non li stai affrontando. Hai anche un doppio in arciere. Vai, 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 vai. Ma tieni botta. Ma hai tutti qua i soldati? 37. No, non li hai tutti qua. Bravo che ne tieni un paio in casa. E mi piace, forse, lo stai facendo anche apposta, Nathaniele, stai girando e comunque stai tenendo chiusi i nemici. Lo stai obbligando a seguirti. E allo stesso tempo, girando così, tu hai anche una buona, vaga idea di che cosa. Di che cosa successo? 26, dai, uccidilo. Bravo, tempismo. Tac, tac. 25, dai, ammazza. Certo che controllare questo, controllare quello che succede in casa tua e portarsi avanti, no? Con tech, strategie e tutto il resto. Minchia, ragazzi. Roba stonca, davvero roba stonca. Eppure, amici, sebbene questa strategia mi stia portando un po' di kill a favore, 20, vedete, 25 contro 11 kill, quindi al doppio, 400 punti di differenza, 400 punti di differenza. Lui piazza, lui ovviamente piazza il castello. Lui ovviamente poi piazza i centri città. E ora balistica, ottima scelta. I very like. 64 contro 58. Gli hai ucciso abitanti del villaggio? Sì, gliene hai uccisi 3, Nathaniele. Quindi comunque sareste quasi pari. Vedete? Questi sono, ecco, KD. Mi chiedo e mi domando dove vuoi andare adesso. Mi chiedo e mi domando cosa vuoi fare adesso. Mi chiedo e mi domando se queste unità sono troppo monotematiche per essere davvero efficaci. Ormai ci avviciniamo al 30° minuto in game. Queste non sono più truppe che puoi utilizzare. O per meglio dire, vedo che tengono tranquillamente, cioè, questa in gittata sono 6. Questa in gittata è un 5 più 2. Il centro città, questi li attaccano e neanche prenderebbero una freccia. Ma buttare giù un centro città con arcieri non è fruibile. E poi a un certo punto ovviamente ci si rompe le balle. Ma neanche a dirlo, ma te lo dico col cuore, Nathaniele. Dopo un po' ci si rompe le balle, gli si piazza lì. Ne hai 36, quel cazzo che ne avevi, 31, questo, quell'altro. È chiaro, le piazzi lì, chi si è visto si è visto. Piazzagli un Monaco e secondo me fai anche meglio. Molto, molto meglio. Due monaci qua dietro, non ne perderesti neanche uno di coso. E morale della favola, con due monaci qua e questa proporzione di esercito o quello che hai perso, GG, lo mandi a casa al baretto sotto passare e ovviamente pagare il conto. Grazie. Quattro. Sì. Quattro, va bene, sì. Quattro aree di tiro con l'arco richiederà da parte tua una bella folaga. Una bella folaga di cose. Non sarei per niente propenso ad una roba così, lo sapete. Ma chi sono io per giudicare? ...42 a 69. Oh mio Dio, no, ti prego. 50, 60, 70, 56. Questi maledetti
Questi ragazzi, i mangani, stessa gittata di un arciere, grandezza doppia esplosiva. Dall'altra parte poi si fa uscire subito immediatamente la fanteria leggera elite, che sono resistenti agli arcieri. Morale della favola, tutti a casa, a comandare, qua bisogna scoreggiare. No, te lo tartasseranno, te l'ammazzeranno, te lo distruggeranno. Arriva! Cazzo, ti ha raggiunto 84 a 76. Ti ha raggiunto, amico mio. È roba grossa che bolle in pentola. Switch. Bravo, switcha. Va bene. Adesso ci avviciniamo, prendiamo posizione immediatamente. Beh, dal punto di vista economico, i centri città sono stati fatti il 15-18. L'area liquida è ancora lì, in mezzo ad una zebra. E si cerca di prendere ovviamente territorio con i castelli. Why not? It's good. Grande batoste alla fresca di Frasca. Volevo cantare Lady Oscar, grande festa alla corte di Francia, ma mi è venuta fresca di Frasca. Chi siete voi per giudicare? No? Ci siamo beccati un bravi dalla community. E da chi organizza tornei, direi che possiamo anche dire qualche cazzata in più. Bella. Ed è giusto così. E questa è la proporzione. E questa è la truppa giusta. E questo. Switchak! Bravo! Doppio castello. Bello così. Bello così! Ha fregato una cazzo di reliquia. Si porta a casa immediatamente. Attenzione, si viene fuori con i trabucchi. Switchak. Questa partita la chiamerò Switchak, perché è stato lo switch decisivo. Una truppa, uno switch, ed è cambiato tutto. Sono cambiate le cose, è cambiato l'equilibrio, è cambiato, guardate, il kill, death, guardate, prima era praticamente appaiato, cambia, switchak, cambia immediatamente tutto. Bravo Nathaniele, 152 di macro, porca di quella mignotta. Mi sono preoccupato quando tu hai fatto tutte queste aree di tiro con l'arco, ma poi... hai cambiato la doppia posizione così. L'avrei fatta così o qui. Ma va bene, secondo me va bene. La doppia posizione nel doppio castle drop è eccezionale ed è quello che mi hai raccontato. Ed effettivamente triplo castle drop. Questa mi piace, anche questa è una buona posizione. Punterei più che a una linea così e una linea più circolare, più avvolgente, ok? Più attaccata. Questo è buono in termini di posizioni, secondo me. Questo anche era ottimo, ma questo punterei qua, da qualche parte. Trabucchi a cazzo non coperti, che vogliono colpire cosa? Che vuoi colpire questi trabucchi? Niente. Grandi esplosioni alla corte di Francia. Ecco. No? Ecco. Preciso. Cavalleria. Bei giri larghi. Doppio castello, ma proprio roba che si bacia. Anche da parte di Cunedda. Anche se 5.000 punti, scusatemi, 6.000 punti di differenza
Non li tirerai mai su, non li potrai mai fare, non potrai mai, no? Fare un cambecchino. Non farei quello che sta facendo lui, ok? Punterei ai centri città, tanto intorno a te sai che non può non stare raccogliendo risorse. Se scouti, questo castello fa fuori un po' di cose, e qua sai un po' cosa succede, quasi cosa un po' cosa succede, con i cavalli sicuramente è una buona visuale del tutto, punta a questo e vinci. Lui sta tenendo solamente gli abitanti del villaggio dentro i centri città ed è... È dentro i castelli. O focussi il fuoco, o di no, di nuovo lo switchi. Switcha, no, in qualche maniera. Non puoi perché sei al massimo di popolazione. Questo l'avevo già notato, amico mio. Ma quando hai la possibilità, due, è troppo poco. Switch, no? Hai notato che lo switch nei tuoi game ha decretato la tua palese vincita? Stai tenendo bene anche la posizione economica. Relativamente bene, insomma, qualcosa sicuramente ti sfugge. A posto. Sicuramente ti sfugge perché qua iniziano a fare chilometri e qua iniziano a fare chilometri. Ma davvero uno switchak incredibile. Quarto castello. Esatto, proprio così. 1, 2, 3, 4. Nice! Bravo, complimenti, grazie a tutti di nuovo di essere stati in mia compagnia. Mi raccomando, aspetto i vostri replay. Ciao!